Il primo è quello di fare in modo che questo partito, che per la prima volta ha un suo segretario, trovi l'unità. L'unità. E l'unità non è una enunciazione. L'unità si fa sui valori, sui progetti, sulle cose che noi vogliamo fare, sulla risposta che vogliamo dare a nome dei democratici calabresi a questa regione, alla gente, soprattutto alla gente di questa regione. Il mio pensiero va, prima di dire alcune cose, al segretario nazionale del partito, oggi presidente del Consiglio, un affettuoso ringraziamento per aver avuto fiducia in me. E un affettuoso abbraccio al nuovo ministro calabrese, alla Lanzetta, che è stata qui oggi insieme a noi. Inizia un percorso normale per il Partito Democratico, che deve trovare l'unità, e noi l'unità la troveremo cominciando dai circoli del Partito Democratico, da quelle energie che sono sui territori, da quei tanti amici che mi hanno votato e che non mi hanno votato, che oggi erano qui e che oggi non erano qui, che oggi sono rimasti e che oggi sono andati via. Cominciamo dai territori, cominciamo dai circoli, dai militanti, cominciamo dai sindaci di questo nostro partito, che sono tutti degli eroi, sono degli eroi sindaci in generale, ma sono soprattutto degli eroi nostri sindaci. Cominciamo da loro, questa avventura che ci deve condurre a conquistare la regione. Il presidente Scopelliti, amici e compagni del Partito Democratico, si deve dimettere. L'ho detto ieri e lo ripeto oggi, con forza, e questo è un elemento che unisce i democratici calabresi. Questo Consiglio deve andare a casa, deve essere sciolto. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme e l'unità la devono fare innanzitutto tutti i consiglieri regionali, per chiedere domani con forza, a loro io chiederò questo, di proporre una mozione di sfiducia al Presidente della Regione. L'unità va fatta con i fatti, non con le chiacchiere, va fatta con i fatti. Al capogruppo del Partito Democratico io chiedo che domani deve vendere il gruppo per proporre una mozione di sfiducia all'onorevole Scopelliti, e chiedo ai consiglieri regionali una cosa di più: domani mattina andatevi a dimettere, perché non possiamo rimanere in questo Consiglio regionale. Questa è l'unità che voglio fare del Partito Democratico in Calabria. Ed ancora, lo chiedo già da oggi a tutte le forze che sono fuori dal Partito Democratico, che ci guardano con attenzione, che immaginano che noi siamo la speranza di questa nostra regione. Da domani le porte delle federazioni provinciali e dei circoli sono aperte, potete entrare nel Partito Democratico. Questa è l'unità che noi vogliamo nella nostra regione e nel nostro partito. Ed ancora, dobbiamo allargare l'area del centro-sinistra della nostra regione, e lo dobbiamo allargare chiedendo alla gente moderata di centro e anche a chi sta alla nostra sinistra di preparare con noi una grande coalizione di centro-sinistra per essere pronti alle elezioni quando questo Consiglio regionale andrà a casa, di essere pronti a stare con noi, e metteremo in campo, ve lo prometto, ed è un impegno che assumo, che ognuno sarà libero di potersi candidare, queste sono le regole della democrazia. Io lavorerò però per mettere in campo le primarie, l'ho già detto durante la campagna per le primarie, una figura nuova di rinnovamento per la nostra regione. Su queste basi io sono pronto a costruire l'unità, a mettere dentro la segreteria che farò autonomamente, anche da chi mi ha votato,
compagni e compagni, amici e amiche che sono nell'area che ha votato Canale, il mio caro Canale, che prego di rimanere in questa nostra organizzazione, perché lo so già che rimarrà in questa organizzazione politica, deve stare insieme a noi, perché l'interlocutore è Canale, è con Canale, insieme a Villella, insieme alla politica, insieme a loro. Voglio costruire il Partito Democratico, è con loro che voglio trovare l'unità del Partito Democratico. Ed ancora, noi dobbiamo costruire un grande partito, abbiamo questa responsabilità, non lo so se ho detto tutto. Poi concluderò come ho conclusa l'intervista all'unità. Noi dobbiamo costruire un grande partito, per costruirlo questo partito dobbiamo superare le divisioni che ci sono tra di noi. Dobbiamo superare i territorialismi, i municipalismi, dobbiamo superare tutte quelle cose che in questi anni ci hanno divisi, per essere un vero gruppo dirigente, per essere un gruppo dirigente coeso, che pensi non al proprio futuro. Noi che abbiamo raggiunto questi obiettivi, lo dico ai deputati, lo dico ai consiglieri regionali, lo dico ai parlamentari europei, abbiamo raggiunto già tanto. Ora abbiamo un dovere, che è quello di guidare i processi di cambiamento di questa regione, anche a costo di fare qualche passo indietro. Abbiamo questo dovere di costruire una nuova classe dirigente, non solo nel partito, ma anche nelle istituzioni della nostra regione. È questo il modo per costruire l'unità del Partito Democratico, cari amici e cari compagni. E un'ultima cosa, e concludo. Domani vorrò vedere i segretari delle federazioni provinciali per parlare con loro e iniziare insieme a loro questo percorso. Domani comincia il nuovo corso del Partito Democratico e come primo punto all'ordine del giorno nella nostra agenda, perché l'ho sentito ripetere dappertutto, nei paesi, nei circoli, nei territori, dai sindaci, dagli imprenditori, dagli uomini di chiesa, noi dobbiamo fare in modo che in questa regione alberghi la legalità. La legalità. Il primo nostro avversario è l'Ndrangheta. La prima nostra avversaria è l'Ndrangheta. E in questo partito l'Ndrangheta, nella nuova pianta della nostra regione, troverà un avversario convinto, perché la voglia della mia regione venga visto fuori dai nostri confini come una regione normale. Su questa mia ultima affermazione, io chiedo l'unità dei democratici e delle democratiche calabresi. Viva il Partito Democratico, viva la nostra regione.